Non è stata l'assenza all'ultimo minuto degli Eiffel 65 a rovinare il Wanderlust Music Festival, evento realizzato a Gubbio per la prima volta nell'area della pista ciclabile in località San Biagio. Lo spettacolo c'è stato e non ha deluso i quasi 2.000 partecipanti che dal pomeriggio hanno potuto godersi la musica di artisti e generi differenti ed apprezzare l'enorme sforzo organizzativo della società QC Events, che dopo 10 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo ha deciso di alzare l'asticella con un progetto ambizioso, portando sul palco del festival nomi importanti del panorama musicale italiano. Dalle ore 18 il via con i beniamini di casa, i DJ Joelson e Lorenzo Mengoni e Matteo Manuali, che hanno cominciato a scaldare gli animi del pubblico. Subito dopo l'electro dance music dei DJ Smile If You Can ed EDM Maro. Sul palco dunque il live del rapper Paki, nome atteso soprattutto dai più giovani. Il gran finale con le rime di Gue Pequeño, uno degli artisti più affermati del panorama rap italiano, noto per la sua militanza nel Club Dogo, che ha incendiato il pubblico con i pezzi più famosi e le hit del momento. Grande soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell'evento, ispirato ai festival musicali europei. L'arena della pista ciclabile è diventata per un giorno un vero e proprio microcosmo, con il palco, la tensostruttura allestita per l'occasione, le zone food e drink a cura delle attività del territorio. La città invece una bella vetrina per mezzo di un'esperienza musicale inedita e innovativa, curata da un'organizzazione capace a cui va dato il merito di aver realizzato per Gubbio e il territorio un festival nuovo e valido che coinvolge i più giovani e che si spera possa ancora essere più luminoso nel prossimo futuro.